Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buon pomeriggio, buon mattino, Robbe, non lo so. Subito all'inizio cominciamo a scondiotto, andiamo avanti, dai. 18ª puntata della terra di tutti, Chi l'avrebbe mai detto? Luca, noi ovviamente abbiamo perso il conto. L'avrebbe mai detto di arrivare fino a questo punto uno dei programmi più brutti della storia della televisione? Non è brutto il programma, è brutto il Valletto, Robbe, però non lo teniamo perché fa scena, è bravo. Certo, a questo proposito devo farti un regalo. Non dire la solita cosa, lo share. Non spariamo quelle cazzate. Devo fare un regalo, Robbe, l'ho visto, ci tengo particolarmente. Grazie. Non è un messaggio subliminale nel modo più assoluto, è proprio una cosa di vero cuore. Sì. So che pure porta bene e quindi... Sì. Non so di che cosa si tratta. Guarda che bella maglietta che ti ho comprato, anzi l'ho fatta farla vedere alla telecamera pure. Chi è? Mamma mia, porta sfortuna questa canzone. Aspetta che devo fare una cosa. Porta sfortuna, so che... Caccia. L'intrappato. Ecco, no, tu. Mimmo te. E poi Robbe. Sono 18 puntate che vanno. Che chiedo una cosa, l'ho comprato per tutte e due, ho comprato le cartelle come si fa nelle trasmissioni vere, reali. Cioè io sto chiedendo dalla prima puntata due cose. Una cartellina, come hanno tutti i presentatori di qualunque programma, e un timer. Ora vorrei sapere a che punto siamo. La prossima trasmissione la chiameremo timer, come abbiamo detto prima. No, la cartellina, ecco qua, Robbe, ho preso due cartelline. Sì. Una per te, vuoi sapere la differenza tra la mia e la tua? C'è scritto, la mia cartella conduttore. A proposito, di cartella, dimostrazione proprio dalla tua ignoranza, a chi se un quaderno non è una cartella, cioè non c'entra niente. Abbiamo capito che se è una cartella. Abbiamo capito. E poi un'altra cosa, la diciamo? No, se la domanda. La diciamo, sì. Diciamo che eravamo arrivati a 5 milioni, Robbe. Addirittura si è scacciato tutto, e purtroppo questa settimana i dati non ce li hanno dati. Aspetta, Cito. Sono arrivati i dati. Guarda. Non è demenziale sta roba. Share come va scritto? Share, così va scritto share, sta abbassando. Abbiamo Pilia, va scritto share. Via Popilia. Stoganiamo questa. Allora, nel frattempo ci sono anche gli ospiti. Allora, te lo stavo per dire, anche in questa puntata abbiamo degli ospiti. Per l'ennesima volta abbiamo... E che ospite. Qua c'è proprio una parte del mio cuore, un pezzo proprio della mia storia di vita. Una volta presenta tu. No, questa cosa la devi fare sempre tu. Io ci tenevo solamente a sottolineare l'importanza dell'ospitata di oggi. Allora, cominciamo dal meno importante, ok? No, ma Mariano, perché devi dire così? Poi dal più giovane, ovviamente, Mimmo Palermo. E dal più importante Giancarlo Pagano, va buono così? Grazie. Mariano Del Monte, Mimmo Palermo, Giancarlo Pagano. Pensavo mentre parlavamo, buonasera a tutti, buonasera. No, pensavo mentre parlavamo fuori onda che c'è Mimmo Palermo, Giancarlo Pagano e si trovano in Calabria, a metà strada, Robbe. L'ha capita? No? Allora, Robbe, Robbe, la regola. Io te l'avevo detto. Se te ne puoi io te l'avevo pagare, vabbè, ma licenza poetica. La regola aria qual è? Qual è? Quando non ti piace una battuta di Sergio Croc, è perché non l'hai capito. Non l'hai capito. Allora, da chi partiamo? Abbiamo un grande parterre. Allora, possiamo spaziare come vogliamo, parti da dove vuoi tu. No, partire dalle origini di questo duo che ha fatto e sta facendo furore nel nostro territorio. A me piace particolarmente sottolineare questa cosa. Questi due hanno un'esperienza sul campo ultra trentennale, giusto? Eppure nessuna polemica, nessuno si fanno il lavoro loro per come lo sanno fare e per come gli è unanimemente riconosciuto. Mi piace molto questa cosa. Di gente che fa il suo lavoro per bene senza gli altri numeri. Io così vi classifico. Quando è nato il sodalizio Pagano-Palermo?
in risponde. Nacque nel lontano 1989-90. Quando tu avevi ancora tutti i capelli neri. Quando io ancora avevo i capelli neri. Almeno però pure tu ce li avevi. Quando io avevo i capelli soprattutto. Quando Sergio aveva i capelli. Quindi nell'89-90. Già tutti e due facevate delle cose prima. Sì, 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 venivamo da esperienze artistiche diverse. Ma anche io ero un periodo era a riposo. 80, sono stati gli anni bui anche per me, quindi avevo lasciato di fare musica, ho lasciato tutto. Fino a quando non ebbi quella mostruosa idea di ricreare un posto dove la socialità fosse stata la cosa più importante, non era un ristorante. Il famoso? Il famoso Ipsum di medicina, lì, e qui casualmente, non so se... un fatto importante questo, perché voi siete due testimoni importanti di quel periodo. Forse, come hai sempre detto tu, se no non mi permetterei, è giusto per ricordarlo, grazie alle comitive nostre che sì. Venivamo all'epoca, meno che eravamo 18-20 persone, se ti ricordi, è scoppiato il gran casino, prima dell'Ipsum, gran casino nel senso buono del termine, ovviamente di felicità, di giocosità, di allegria, di ballo, di canto. È stato un fenomeno sociale, veramente. È stato un fenomeno sociale. Esattamente, e subito dopo il Morgana, che fu un evento. Ma quella è stata la conseguenza proprio dell'Ipsum, la voglia di continuare a divertirsi anche al mare. Perché non gli anni bui, non si usciva, sembrava ci fosse il coprifuoco in città. L'Italia è a Cosenza in particolare. Sì, Cosenza, Cosenza in modo particolare. Quindi è stato in senso positivo un fulmine al ciel sereno, perché la gente ha ripreso ad uscire, a frequentarsi. Insomma, era un posto dove non c'era distinzione sociale, non c'era neanche distinzione di giorni, cioè un lunedì era un sabato, non necessariamente si aspettava il sabato per uscire, per fare baldori nel senso buono, quindi è stato veramente un periodo di cui ne andiamo orgogliosi, veramente. Era sabato tutti i giorni. E poi, ma come vi siete trovati a fare musica assieme? Insieme, no, è stato un caso. Casuale, perché casuale. Lui ancora era militare, e io ero amico di suo padre. C'è mio figlio che suona, perché non gli fa fare una serata? Dico, vabbè, si presenta un signorino con la puzzetta sotto il naso, io canto solo De Gregori, canto... il cantautorato che c'era in quel periodo. Lei ha guardato buono, lei ha smisurato, dico... E tu caccia il materiale per lavorarci sopra. Però hai visto subito. Come ho visto bene subito. Come infatti poi è stato un susseguirsi di idee, perché... A noi la cosa che ci ha più colpito in senso musicale non era tanto cantare la canzone o fare il successo che era in auge in quel periodo, era quello di raccontare storie. Noi ci inventavamo storie con le canzoni, riuscivamo a completare un pensiero partendo da un punto e riuscite. Diciamo che cerchiamo sempre di contestualizzare un po' quello che facciamo musicalmente. Io penso, provando ad essere seri, ma senza più nulla pretendere, che Mimmo e Giancarlo hanno creato un modo nuovo e diverso di fare intrattenimento nei locali. Ovvero sia, finita l'epoca del piano bar che esisteva, Mimmo lo conosce più di noi, fino agli anni 70, metà anni 80, però già aveva preso una piega diversa al piano bar, con loro, almeno a Cosenza, c'è stata la rivoluzione totale di un modo di fare intrattenimento nei locali e poi anche... È la verità, Mimmo. No, basta parlare di noi, parliamo di me. Parliamo di Mimmo. No, la cosa, invece parliamo del pubblico. Com'è cambiato rispetto a 30 anni fa il pubblico?
il vostro pubblico, quello che vi segue, ma anche il vostro pubblico. Vengono no, pure i bambole d'ossigeno, c'è stato un ricambio, ci saranno i ragazzi, sì, che mi seguono. Sicuramente. Io vedo su internet che ci sono. Manifestano diversamente. Non... Proprio oggi parlavamo di questo, Facevamo questa considerazione che oggi i ragazzi hanno un modo diverso di divertirsi. Non che sia peggio o meglio, però hanno un modo diverso. Semplicemente diverso. E oggi parlavamo di questo, del fatto di riuscire, oggi è importante riuscire a capire come si divertono, come vogliono divertirsi i ragazzi oggi. Cioè, Maria, come l'hai conosciuto questi due disgraziati? Allora, Mimmo diciamo che l'ho conosciuto quando ero ancora in fasce, grosso modo, perché è un grande amico di mio padre, perché ci ambottiava, come si suol dire, pure con mio padre, quando prima ancora di rimettersi a fare spettacolo è il ristoratore pro tempore, diciamo così, per cui mi ha visto nascere e crescere. Tra le altre cose abitavamo pure vicini, a Via Caloprese, lui a Piazza Europa, per cui non c'era un giorno quasi che non ci si vedeva. Per cui c'è un'amicizia al di fuori di certi ambiti. Giancarlo l'ho conosciuto quando Mimmo ha aperto l'Ipsum e mi ricordo grosso modo il bigliettino da visita che fece Mimmo, Ipsum, Mimmo Palermo, mangiare, no, purpette, musica e parlata finale. Parlata e fu finale. Quello meraviglia. Che secondo me, sì. Almeno a me, ma anche al mio maestro, a Bonanni Tonno, fece presa questo, già a parlata finale, quindi abbiamo passato serate infinite. Sì, non venivano mai prima delle 2-3 di notte. Bellissimo. Ma poi la cosa bella è, scusami Maria, no, prego. La cosa bella era la partecipazione pure di, tra parentesi, Cosentini illustre. Come io ricordo le nottate passate con Totò Chiappetta, con Pasquale Anselmo, con Enrico Granafei. Cioè tutta gente che prestavano, tutti amici carissimi, però anche grandi professionisti. Prestavano la loro opera gratuitamente per il piacere di stare insieme. Esatto. Sei bravo. Sì, ma comunque si creava un'atmosfera che anche c'era gente che magari, anche professionisti, esatto, gente che durante il giorno magari avevano anche un ruolo importante nella società. Uno di questi era il professore Santoro, no? Sì, grande... medico, neurochirurgo, insomma, un luminare, però lì diventava un bambino, un ragazzino. Sì, non c'era distinzione sociale. Avvocati, sì, valeva veramente il si famoso tutto. Uno vale esatto. Uno, quindi ognuno era responsabile di quello che faceva e di quello che diceva, però poi alla fine ma c'era un pensiero unico. Adesso sarebbe possibile... ricreare una cosa del genere. Sì, noi ci riusciamo, questo sempre anche oggi. Ci no, con un locale, lo so, no, ovviamente. Forse con... oggi c'è troppa dispersione, Sergio. Una volta erano poche le occasioni poche le occasioni e pochi locali che adibiti a questo scopo, ma insomma... Sì, sarebbe difficile. Ovunque, quindi non sarebbe. Anche perché, per fortuna, dicono... dagli anni Ottanta non abbiamo più attraversato periodi particolarmente pesanti, per cui poi c'è bisogno di reagire, quindi insomma... No, vabbè, nella cartella che ti ho dato quello che tu devi fare in trasmissione, guarda per bene. Allora, io sono contentissimo della trasmissione di oggi perché finalmente abbiamo ospiti che non ti faranno parlare. Sono strafelice di sta roba, capito? È una sfida, perché poi tu attacchi quei pipponi dei monologhi. No, sono che contento. Fai tu. Allora, lo diciamo. Le politiche sociali del comune di Cosenza. Diciamo che invece hanno nominato l'assessore al welfare al Comune. L'abbiamo già detto, l'abbiamo ospitato. Proprio addirittura ospite. E comunque non hanno tappato neanche una buca, ma io non è che voglio dire. No, una corsa italiana. Una corsa italiana l'avevi vista. Alla via Pane Bianco ci sono ancora i luminari di Natale. Di che cosa vogliamo parlare? Andiamo avanti. Diciamo che è una bella continuità con l'amministrazione precedente. I circhi. No, vabbè, dai. Via Pane Bianco ci sono i circhi. No, abbiamo pieno. Usciamo da questa cosa, abbiamo qui tre artisti, sì, che ce ne importa. Allora, Mimmo, com'è Giancarlo Pagano
come collega di lavoro, poi ti chiederò anche come nella vita, e Giancarlo come Mimmo, come collega di lavoro. Ma noi viviamo in simbiosi, quindi non riuscirei neanche a accettivare. Sì, perché non... Guarda, è difficile stare 30 anni... Sì. Già con una moglie o con qualcuno che figurati con una nudice. Non diciamo già di no, non potremmo dire. Figurati con uno che conosci soltanto. Però allora la metto in modo diverso. Perché andate d'accordo? Andiamo d'accordo perché prima di tutto c'è un rispetto della persona proprio. Non, e poi perché abbiamo ognuno di noi poi ha una vita, una sua personalità, che nessuno dei due ha cercato di prevaricare. Sì. Cioè io ho lasciato libero Giancarlo di mantenere i suoi gusti, le sue scelte, e così lui ha fatto con me. Poi c'è quel momento di aggregazione che serve per il lavoro, tra parentesi, e si ripercuote anche nella vita, poi, Sergio. Cioè, io penso che poi alla fine c'è una sola cosa che possa far andare avanti un sodalizio così, la fiducia. La fiducia è del rispetto. La fiducia è il rispetto, non ci sono altre cose, non c'è bravura, non c'è bellezza, anche se... Senza questo. Ce la sua, se niente proprio. Io prima che risponde già... Ci dugno una distanza, però, insomma, poi si finisce col voler bene... E anche le piccole cose si perdonano. Io infatti stavo aggiungendo, prima che risponda Giancarlo, quello che arriva agli altri, no? È che siete due persone che vi volete proprio un gran bene. Cioè, c'è un legame. C'è un legame affettivo forse che vi lega da sempre. Vabbè, un po' io insomma vi ho vissuti da... Vabbè, tu ci hai vissuto da primo pelo. Scusa, apro una parentesi. Visto che tutti e tre gli ospiti di oggi possono confermare una tesi che io vado dicendo ormai da un sacco di anni, che io ero famoso molto tempo prima di incontrare Sergio Crocco. È vero, sapete perché? È vero. Ti faccio parlare, ti do questa cosa di poter parlare. Allora, a rotelle stasera. No, lui ha approfittato di questa, mi ha spinto. Invitavo a Giancarlo e a me proprio perché voleva dire. Ma anche Mariano cosa. E Mariano. Vabbè, fossi lui invitato. A proposito, festeggiamo 10 anni di conoscenza, facciamo una grande festa, tenetevi pronti. In cui lo scanno. Ma comunque, onestamente, a parte il bonifico, diciamo, che mi è arrivato ieri, è vero questa cosa qua, insomma. Allora, non lo conoscevo. Manga, signor Vincenzo. Oggi è famoso come signor Dio, ieri era famoso come Robertino Giacomandoni. Devo dire la verità. Detto il presidente. Da voi due. Allora, si narra che... Nemmeno la mamma lo conosceva, ogni tanto lo chiamava Paolo, come il fratello. No. Questa cosa, quindi... Ma loro lo sanno, loro erano famosi nelle locali, sulla tua, è stato un grande vivere, è stato un grande vivere, devo dire la verità. Sì. Lui aveva le chiavi dei locali, lui chiude la porta e quando era finito tutto... Lo pagava. Questo lo posso comprare. Anzi, devo dire che quando l'ho incontrato la prima volta che abbiamo fatto Maniamo nel Cusseggio, era ottobre del 12, quindi mo ottobre facciamo un decennale, e che ci fa Roberto Cacusso Cretini Sergio Crocco? La mia prima espressione è stata questa. Bravo. Voi vi state cretini e tu vabbè. Allora. Vabbè, allora vogliamo dire che prima del 2012 qualcuno ti fermava a Corso Manzini? No. Sì, a voglia, no, tutti quelli con cui ballavo, facevamo le serate. Gli mettevano il bastone sulle ruote. Bravo, esatto. Dal 2012 è scoppiata la tua popolarità. Ma non voglio solo... Ma anche la mia fine, diciamo. Purtroppo.
C'era la maglietta. C'era Giancarlo che stava rispondendo. Scusa, dopo questa parentesi sulla tua fama. Dopo vorrei fare qualche domanda a Mariano. Smettila, smettila per favore. Giancarlo, vai. Allora, come si vive con Mimmo? Ah, con Mimmo. A livello di collega, allora, diciamo, e il legame che avete. Un po', avete già detto un po' quello che c'era da dire. Non dire quello che penso. mai dire quello che penso. Che io lo so. Fondamentalmente, dopo 30 anni c'è un affetto, e questo è innegabile. E poi diciamo che le persone si trovano, diciamo, insieme, è tutto. Io sono molto fatalista nelle cose, quindi è come innamorarsi di una donna, insomma, e ci sono gli stessi meccanismi. Poi è normale che due persone che hanno un carattere totalmente diverso, perché proprio noi siamo proprio all'opposto. Lui è preciso, anche se non si direbbe, diciamo. Lui è uno preciso, metodico. Sono una vergine. Rispetto a tutte le caratteristiche del segno. Non mi frega niente a nessuno, sa cosa accade. È un interesse. Un interesse. No. Ho riacquistato la verginità, ho interesse, dopo tanto tempo che non pratico. Hai pensato quello che ho detto io, sei greve. Allora, ma ce l'avrà qualche difetto Mimmo, no? Sì, per questo. Li vogliamo sapere. Mimmo, insomma, questa sua precisione, questa sua pignoleria certe volte diventa un po' un... Diventa alcune volte, ma perché è l'opposto di me, quindi io sono l'opposto proprio, totalmente... Perché si incazza è brutto. Incazzare non... Quelle rare volte. È che abbiamo dei caratteri molto... Io sono molto accondiscendente. Sai che cosa è servito questa... chiamiamola pignoleria, precisione? A proteggerlo pure. Io sono rimasto ancora, purtroppo, fedele alla mia vecchia abitudine, che sono quelle di arrivare sempre mezz'ora prima e mai mezz'ora dopo. Roberto, non ho mai fatto aspettare nessuno, E lui è uno di quelli che dice, beh, da mia Paolo, e che ci vuole, quanti chilometri sono? 12 chilometri, 6 minuti. E vabbè, ma tu stai calcolando il tragitto come se la strada fosse tua, con Gesù macchine che non andremo incontro a nessun imprevisto. Io invece prevedo anche questo. L'imprevisto. Mimmo, sentendoti parlare mi viene in mente, no, il fatto che tu non potresti mai avere a che fare con Sergio Crocco. Mai. Sì. Cioè, Sergio Crocco, l'ultimo spettacolo che abbiamo fatto insieme, è arrivato senza i copioni per recitare, è arrivato dopo tutti quanti, e gli attori non c'erano, cioè si era dimenticato di avvisare gli attori. Questa è la nostra forza. Il successo del teatro di Teatro di Pieri è proprio è la spontaneità. Della spontaneità. Ha cambiato sul palco la poesia al sottoscritto. No, vabbè. Ma mille queste cose, mille. Quindi allora, sentendoti oppure... parlare io ero affascinato, dico voglio stare con Mimmo pure io. Vabbè, però adesso faremo un'esperienza breve, no? Dopo ne parliamo. Io volevo approfittare della presenza di Mariano per... è impossibile avere Mariano Del Mogine qua ospite e non citare il suo maestro di sempre. Parliamone un attimo di Totò in cappetta. Sì, sai che lo faccio sempre volentieri. Devo già parlare. Aspettava la domanda. No, è una pausa glicemica. Parliamo di Dottor Nocchiappetto. Chi meglio di te può parlare di Dottor Nocchiappetto? Vabbè, gente che può parlare di Dottor Nocchiappetto ce n'è tanta in giro, però io mi permetto di parlarne per il semplice fatto che, come dicevo prima, proprio nei primi anni 90 l'ho conosciuto e ho iniziato a frequentarlo praticamente quotidianamente, e quindi ho fatto con lui trasmissioni televisive, ho fatto serate, ho fatto spettacoli teatrali, che me ne ricordo uno che ho la registrazione, sono riuscito a recuperarla, era 15 marzo del 92 al Teatro dell'Acquario, e chiudevamo una rassegna di cabaret nazionale
di due settimane abbiamo fatto la serata di chiusura, si chiamava Chiappetteria lo spettacolo, dove c'eravamo oltre che Totò e io, c'era anche è partito il nonno morente in ospedale. Oh, riceve la visita del nipotino. Nanno! Culo sì. Nanno, io ti voglio bene, sa. Lo so, Annannuzzo tua. Avevo bene. Belli Nannuzzo, vedi che ti ho lasciato i due conti correnti in testa da te e pure i terreni di terra tua, mica. Grazie, nonno. Dimmi, nonno, che posso fare per te? Usa che bovana, no? Caccio un bene tutto un bivo ossigeno! La forza di Totis era proprio questa, di prendere spunto dalle, anche dalle tragedie per fare sì che la gente potesse ridere. Però io amo dire sempre, e tu lo sai, che il Totò vero non era solo quello delle barzellette o delle battute improvvise. Prima ti hai interrotto Luca, facendo quella cosa. Adesso ti interrompo io perché andiamo in pausa. Perfetto. A dopo. Eccoci ritornati in studio. Mariano continua il discorso su Totò. Stavo dicendo di Totò, che oltre ad essere un grande cabarettista, se vogliamo, e quindi raccontatore, narratore più che raccontatore di barzellette, era un autore, un artista a tutto tondo, capace di scrivere, capace di leggere in maniera straordinaria e di interpretare in maniera straordinaria qualsiasi cosa. Ed io, come lui mi diceva all'epoca, ho provato a rubare, perché lui dice Maria, tu devi rubare a me e a chiunque altro, rubare senza scimmiottare naturalmente. Io ci ho provato e credo che forse in qualche cosa ci sono riuscito. C'è una cosa che amo dire sempre di Totò, che quando faccio i miei spettacoli, le mie serate, qualsiasi cosa sia, sono sempre convinto che Totò sia di fianco a me sul palco, comunque dietro una quinta, che mi guarda con quel suo sguardo sornione che ben conosco e molti di voi ben conoscono, e mi dice in un certo momento: buono, buono, cane scialamo. Lo immagino sempre così. Grande Totò, grande davvero. Un po' sentire di cui andare sempre fieri. Orgoglioso. Nel frattempo che durante... Venga, signora. Ecco. Sicura? Guardi come cattivo e selvaggio. Posso dire una cosa? Beh, venga qui. No, ma lo vedo, guardi. Fai vedere alla signorina Parietti come sei cattivo. Però, bravo. Ha visto? È cattivo. Ha dei grandi problemi, signorina Parietti. Lui non vuole essere buono, signorina Parietti. Dillo alla signorina Parietti. Lei come ha scoperto che questo paziente voleva essere suo paziente? Signorina Parietti, lui è un dramma. Non vuole essere buono, io glielo dico. Devi essere buono, lui non vuole. Fai vedere alla signorina Parietti. Perché non vuoi essere buono? Perché? Perché se sei buono, nella vita te zarpano. No, per favore, guardi, sia gentile, faccia quello che vuole, ma non batta per terra. Signorina Parietti, ma ha capito il dramma di quest'uomo? Lui non può essere buono perché se è buono la gente lo schiaccia. Ecco, però qua sotto c'è una signora che ogni volta che gli dica di far piano, ecco. Però, signorina Parietti, Io ho trovato la cura perché lui è cattivo. Poi io posso farlo diventare buono. Vuol vedere? Benissimo. Vuol vedere? Mi dica. Ai ai, limon limonero, meglio vagabondo che non cimitero. Ai ai, limon limonero, meglio vagabondo che non cimitero. Grande, grazie regia. Grande Mimmo, grazie. In questa trasmissione, che era Macao su Rai 2, lui era stato, mi permetto di ricordare perché mi ricordo benissimo, che mi chiamò per dirmi: Maria, devo andare a Roma a
facciamo questa trasmissione, mi ha chiamato Boncompagni, cioè, fra i primi furono lui, Frassica, Ferrini, che dovevano fare questa trasmissione. Poi le cose cambiarono perché Boncompagni era un tipo, vabbè, lasciamo stare, e quindi alla fine lui fu un attimino messo da parte e fece solo due o tre apparizioni quando doveva essere fra i protagonisti principali. C'è da dire che in quella trasmissione sono venuti fuori Sabrina Impacciatore, Sergio Frisce. La poteva essere una svolta storica della storica carriera di Totò e non lo è stata. Storica e meritata. Storica e meritata, sì. Anche se poi... Lui in questa trasmissione ha anticipato un po' i tempi, Totò, perché sarebbe stato più facile oggi esprimere una cosentinità, forse sarebbe stata più accettata una cosentinità. Che è diverso. Cosentinità, proprio la cosentinità, perché... è importante fare anche questo distinguo, perché di solito noi ci rappresentano con la caspirata, sì, che non abbiamo. Quindi lui è stato, lui è stato veramente un pioniere in questo caso. Oggi sarebbe stato più facile, e ha ragione. Lo dico anche io, perché purtroppo l'ho citato prima, diciamo che lo soffriva, però dopo non ha mai manifestato pubblicamente una cosa. È stato grazie a lui, grazie poi anche alle opere meritorie di Sergio, perché insomma sdoganare il Cosentino non è un'impresa facile, te lo dico anche sulla mia pelle, perché io lo faccio quotidianamente. Nei miei spettacoli sì, c'è molta cosentinità, e finalmente sembra che la gente, anche chi non ha vissuto nei quartieri popolari come noi, si immedesima in questa, che quello solo che ne è cresciuto in quartieri popolari. Ma poi il Cosentino è un dialetto veramente bello, è musicale. È musicale, sta benissimo nei tempi del teatro, strappa la risata facilmente. Insomma, è un dialetto che ci può stare assolutamente, sì, a livello, sì, di spettacolo. I dialetti, secondo me, Sergio, tu sai che io sono un amante dei dialetti a 360 gradi. Io credo che ogni dialetto possa avere la sua configurazione, il suo giusto stare in un posto. È chiaro che, come diceva Mimmo, e io sono uno di quelli che contesta sempre quando fanno fiction o film in TV, ambientati in Calabria e parlano tutti siciliano, Catanzaro, parlo con tutto il rispetto di Catanzaro, ma già sarebbe qualcosa, però, molto spesso lo fanno proprio il siciliano o di Messina, esattamente, un dialetto catanzarese, cioè. Andiamo, vogliamo andare su questo guaglione? Mimmo, sottolineiamo una cosa vera, c'è stata un'epoca in cui c'era un atteggiamento, c'era uno snobismo verso, assolutamente, e questa cosa tanto, valeva sia a livello nazionale ma anche a livello locale, soprattutto a livello locale, c'era una vergogna del dialetto, grazie a... guarda l'ironia del Cosentino, io ho grandissima stima di Cosentino, perché oggi accettano anche quelle cose che 20 anni fa, 30 anni fa sembravano oltraggiose quasi. Cioè farli adesso, col senno del poi, non dico che diventano macchette, ma diventano personaggi che fanno parte. Farlo apposta, Totò non lo diceva nell'89-90, quando scrisse L'Indrigo Lessicale, sì, o Il Cosentino su Wick, di questo parlava, cioè L'Indrigo Lessicale in particolar modo. La gente all'epoca faceva la zingarola, quelle cose faceva in modo di dimenticare il Cosentino e scimmiottando altri, e addirittura, con tutto il rispetto ovviamente, non solo si scimmiottava Roma, Milano, Bologna, ti ricordi Shai, sono stata, era stata 5 anni a Bologna e parlava bolognese, ma a parte ciò c'era gente che proprio, pur di evitare di parlare Cosentino, imparava a parlare in quel modo odioso che ancora oggi in molte parti si sente, che è quello di zingarole, ripeto, senza voler essere, per carità di Dio, però giovanò, sento un po', cioè, a Cosentino non si è mai parlata così, il Cosentino era pieno, orgoglioso di se stesso e delle sue origini aprilianesi come dialetto. Abbiamo questo desiderio, ci sono qui, che poi tra l'altro dobbiamo parlare degli appuntamenti che abbiamo con Mariano con Giancarlo, quindi chiudiamo con gli appuntamenti che sono importantissimi. Facciamo cantare una canzone, decidono loro. C'è un desiderio, non so se si può fare.
con Maria, insieme a Mariano, diciamo, parliamo. Parliamo. Ti ritorno indietro. Ci fai tornare indietro. Un attimo, è arrivato l'SMS, dobbiamo dobbiamo farlo mostrare, perché il pubblico quando parla il popolo va ascoltato. Ci è arrivato questo. Io Roberto non lo conoscevo, come pubblico, il pubblico ha sempre ragione. Mi dica. Ma non c'è scritto prima del 2012, però. No, è implicito. Il signore che ha mandato il messaggio, per favore, ma allora. Si qualifichi. Innanzitutto. Una. Abbiamo parlato di Cosentini, l'emblema è un po', è stato per tanti anni, diciamo, il simbolo di Cosenza, le bancarelle di Lungocrati, che ormai non ci sono più. Sì. Ricordiamo pure il nostro amico. Il grande Peppe Paolo. Paolo. Io l'ho fatto questo, mi permetto, Sergio lo sa, Roberto lo sa, anche voi mi pare. Nel mio primo spettacolo era una delle poche canzoni che ho cantato. E ne approfitto per salutare il nostro amico Ciccio Paolo. Ciccio Paolo. Il nostro grande Ciccio Paolo. Grande Ciuo. E questo brano, diciamo, negli anni 90, proprio all'Ipsum, era un brano che nelle nostre serate... Era uno dei brani di chiusura di serata. Ecco, uno dei quei brani di chiusura. E cantavamo tutti quanti a squarciagola. Con Mariano. Andiamo. Allora. O forestiero che viene a Cosenza, ero castiello, ero vallone che va a visitare. Fermati una mezz'ora a Lungocrati, una scena paesana, io ti voglio far gustare. I bancareggi di Lungocrati sono il bazar della città. Ci trovi capuzze e bagliette e mascature in quantità. Si vuole una radio non prisotto e i chiudrà. A Lungocrati trovi tutto e qua ci sorda di pagare. C'è Masciu Ciccio Quadararo che vinna a seggio in mascature e poi c'è Ciccio Mocitaro che tifosissimo, issimo, issimo della città. I bancareggi Lungocrati sono il bazar della città. Ci trovi cavuzze e pagliette e mascature in quantità. Si può trovare una guagliuna e i chiuva. A Lungocrati trovi tutto e qua ci sorda di paga. Che bello, che bello, che bello. Che bello, che bella anche la musicalità di questa raga, canzone. Raga, è da lacrime, è veramente emozionante questa, bello, questa bello, cosa. Bello. Proprio... Quando si parla di cosentinità è un baluardo questo della cosentinità. La cosa che ci terrei tanto io che venisse a conoscenza anche delle nuove generazioni. Io vorrei che si ricordasse, come non viene mai fatto, anche un'altra persona cara a noi, a Totò e a Peppe, che era Tonino Lombardi. Maria, però siamo in un terreno che poi mi ricorda lo so, ce ne sono tanti, mi ricordo, sì, lo so, però mi ricorda Mario Gualtieri, mi ricorda Mario Gualtieri, sarà fra due trasmissioni sarà il figlio, capisci, allora fra poco ti ricorda pure a me, quindi Giacca, prendi la chitarra e fatemi ascoltare almeno un estratto di Buonanotte Cosenza, questo di Robby Giancarlo. No, Mimmo. Le parole. Mimmo. Come comincio, me l'hai dimenticato? Buonanotte. Buonanotte, Cosenza. Questa sera canto a te la serenata. Donne belle. Donne tutte sognate, questo canto è il mio tormento di un sogno d'amore. Aprite le finestre, oh cose
sentire. Guardate il cielo a stelle, luna ad una, vi parlano d'amore e di mistero, accendono la fiamma dell'amore. Donne belle, amate, sognate, donne belle, stasera cantate con me. Salutiamo Max Cosenza, che bella puntata, veramente. Allora annunciamo un tuffo nel passato proprio. Parlando di Mario Gualtieri, annunciamo che con Claudio De Salvi stiamo per approntare un libro su Mario, sulla vita di Mario Gualtieri, ovviamente in collaborazione con il figlio. Allora Mariano, parliamo di che cosa succede il primo aprile, a parte un pesce d'aprile. Il primo aprile non è un pesce d'aprile, anche perché sarà al crepuscolo del pesce d'aprile, quindi alle 21 al Teatro Rendano, quindi orgoglioso e emozionato della cosa. Terrò la replica del mio spettacolo che ho fatto al Teatro Garden l'11 dicembre scorso, che si intitola La vita è proprio esagerata, sottotitolo Non escludo il ritorno. Di chi parla? Per i meno abbienti che non conoscono il soggetto, parliamo di Franco Califano, il maestro. E, tra l'altro, il giorno 30 di questo mese, di marzo, sarà il 9° anniversario della sua scomparsa, per cui l'1 aprile diventa anche un giorno in cui possiamo celebrare il 9° appunto anniversario della dipartita del maestro Califano. È un viaggio, come dico io e come tu hai potuto vedere, anche se sei scappato prima per motivi personali, diciamo così, ovviamente. Solidarietà. Della solita, amabile solidarietà. È un viaggio, diciamo, nell'anima di un Califano diverso da quello che i rotocalchi dell'epoca ci hanno raccontato sempre, ovvero sia dello sbruffone, del cocainomane, del carcerato, dello sciupafemmine e quant'altro. Un altro Califano, che poi mi permetto di dire che è quello forse più vero e più intimo che cerchiamo di trasmettere. Chiudo dicendo che anche in questo caso, come sempre, la solidarietà è componente attiva, diciamo così, della nostra serata, perché gran parte dei proventi, ovvero sia della vendita dei biglietti, è destinata a 4 associazioni, fra cui ovviamente Terra di Piero, l'associazione AIL Cosenza, gli altri siamo noi e Ali Rosa, presieduta da Antonella Ricioppo, che ci tengo particolarmente a dirlo, perché anziché dire incasso e poi vi do i soldi, ho detto prendetevi i biglietti direttamente. E invece che succede? Allora scusa, ripetiamo, l'1 aprile, primo aprile 2022, quindi fra 15 giorni, più o meno 18 giorni, Teatro Alfonso Rendano, ore 21, La vita è proprio esagerata, i biglietti, non escludo il ritorno. I biglietti li trovate alla Terra di Piero, alle altre associazioni che ho detto, in prima fila ovviamente, anche online, e poi all'edicola Tuscolana, un medì picchi all'arma. Salutiamo anche Roberto Tuscolana. E dal gruppo Giannino via Roma, del mio fratellino Sergio Del Giudice. Allora, veramente, fate questi biglietti perché lo spettacolo è bello, non è solo una questione di solidarietà, ma è bello, io l'ho visto, e Mariano è bravissimo, non ha bisogno che lo dica io. Ma lo spettacolo è godibile e diventa a un certo punto anche uno spettacolo con il pubblico, no? Dove sì, il pubblico canta, è inevitabile. Sono accompagnato da musicisti straordinari. Straordinari, lo voglio dire. Fatemelo dire questo, perché non faccio i nomi perché sono tanti. Sono tanti. Quindi prenderei troppo tempo. No, ma guardate, vi dirò che quello spettacolo, quell'ora che ho visto, mi ha fatto rivalutare Califano. Non era un cantante che io amavo molto, però poi invece conoscendone... Ma si può dire che non era un cantante? Un poeta, a questo volevo arrivare, alla fine ho conosciuto un poeta, è un poeta anche
di alto livello. Vabbè, esatto. Ma non ci interessava la tua idea su questo. Luca, taglia su piedi. Una volta che ha detto una cosa giusta. No, vabbè, sei stato bravo. Ci ha messo 18 puntate. Sì. Ma invece che succede? Ma che che succede sabato prossimo? È il nostro appuntamento più recente. Noi ci vediamo sabato e per noi è veramente un onore. Non lo dico per farti una sviolinata. Non ne hai assolutamente bisogno. Per noi essere presenti sabato ci sono tre ragioni fondamentali per essere felici. La prima è perché lavoriamo per un'associazione cui, anche se non abbiamo mai avuto un contatto diretto, siamo affezionati, siamo legati a questa associazione, anche perché porta il nome di un ragazzo che io anagraficamente ho conosciuto poco, l'ho conosciuto da bambino perché io avevo il negozio in via Molinella, quindi però mi ha lasciato un gran bel ricordo Piero, primo motivo. Secondo motivo, perché c'è questo tesseramento, il nuovo tesseramento, speriamo che ancora più gente aderisca a questa iniziativa, visto che ormai la cosa è assodata, ormai Cosenza ha fiducia in voi, in quello che fate, ed è giusto che sempre più gente si avvicini a questa associazione. E poi per respirare un po' di cosentinità, respireremo un po' di cosentinità, quindi l'appuntamento è sabato 19 marzo, che coincide con la festa del papà, coincide col tesseramento, coincide con il ricordo di Piero, insomma, guaglio, ci sono mille occasioni. Parco Altart, che è vicino all'università. Vabbè, annuncia dov'è. Annuncia dov'è? Ora è tutto questo. Questa cosa che tu dai ordini, fai, dici, allora, non la devi proprio sognare. C'è arrivato l'altro sms, io non vorrei pubblicarlo, però... Ti sto spiegando, quanta gratitudine dovresti avere nei miei riguardi. Guarda il pubblico che cosa scrive. Invece ti tengo perché devo bombare. È una tristezza. Cioè, mentre gli ospiti parlano, tu scrivi queste faccianate, queste stupidaggini. Questo li mandano dalla legge. Che sei elettronico? Non lo noto, non si può pure... Guardate. È triste. Si fa. Ok. Niente, che sta facendo? Robè. Non lo sa solo lui. Robè, annuncia. L'annuncia la... Annuncia o va a dire quale tu? Vabbè, allora, per favore potresti annunciare. No. Allora, tocca a me anche fare il valletto. Questa settimana la paga, dici sabato 19 marzo, parco dalle 20:30 più o meno. Tanto prima arriva mezz'ora prima. Quindi, Parco Altart di Rende, vicino all'università. Sarà una bella festa, il costo è veramente irrisorio, si pagherà soltanto la tessera della Tre di Piero, quindi sono 10 euro con grandissimo aperitivo che preparano i nostri cuochi, e quindi avete la possibilità anche di mangiarci. Poi al bar poi bisogna pagare, ovviamente, perché ragazzi siamo a costa. Pagano al bar. Chi ne vuole un cocktail paga. Ecco, però sarà una serata meravigliosa, davvero, oltre che importante per il tesseramento, quindi è importante per le attività, perché ovviamente tutte queste cose vanno a sostegno delle attività della Terra di Piero, ma sarà una serata bellissima. Ci saranno Mimmo Palermo, Giancarlo Pagano, che davvero avremo... Chiunque vorrà dare il proprio contributo. Ci sarà Roberto Giacomo Antonio, che è diventato famoso nel frattempo. Era famoso. Porterò un contributo video che spiegherà e rivelerà il fatto che tu eri già famoso allora. Bravo Giacomo. Guardiamo questi falsi. Sì. No, vi invitiamo davvero, questa volta proprio è un invito davvero accorato che faccio, al di là dell'aspetto economico che è importante per la Terra di Piero, ma è importante l'aggregazione, la prima cosa è questa, l'aggregazione, perché veniamo da due anni veramente difficili e complicati, e io non,
non vedo l'ora di poter riportare la Terra di Piero in teatro, riportare il pubblico della Terra di Piero in teatro. Sto scrivendo moltissimo in questo periodo, ho finito un paio, ne ho finite, un'altra la sto scrivendo. Che te l'ha quindi... chiesto? Se ci cerco una cosa io mi fa proprio parlare proprio... No, non è vero, Maria, su questo ti contraddico, perché a te le fa le cose. Vabbè, agli altri però, non le fa. Ma ora mi parli di me? Se... No, sei tu che hai voluto parlare. No, ma tra l'altro nello spettacolo di Mariano c'è anche un piccolo monologo. Se mi devo citare gli occhi... Ma non lo dovevi dire! No, allora... Gli hai dovuto dare questa soddisfazione. Fare delle porace, il professor Titta Fidanza, Antonio Fortuna. No, ma il momento più alto è il mio monologo, la verità. Ma allora, non è un monologo, basta, vuoi dire? Non è un monologo. Basta, sta un Vai è una pillola. Mi pare che abbia scritto un monologo. Vai avanti, ma perché ti devi... No, allora, stavo dicendo che è importante, è importante per l'aspetto aggregativo, per l'aspetto anche sociale, ritornare a vivere assieme è molto importante. E poi, abbiamo soltanto altri due minuti, poi apro una piccola parentesi, è importante anche a livello economico, perché stiamo con la Terra di Piero, stiamo facendo dei progetti veramente molto molto significativi. L'ultimo è quello che andremo a completare in Senegal, se ci faranno partire per fine aprile, il parco Daniele Caristia, completamente accessibile ai bambini disabili. Ieri ho pubblicato le prime foto dei tutti i giochi rosso-blu. E poi soprattutto vi dico in anteprima che sorgerà, spero che ce la potremo fare almeno in un paio d'anni, il primo polo sportivo per tutte le abilità, quindi per le persone disabili come per le persone normodotate. Dove? Sorgerà di fronte alla sede della Terra di Piero, sì. vicino Viale Parco, ce la faremo. Non ce la faccio, con te non ce la posso fare. No, è bellissimo. Quando noi abbiamo detto sorgerà, poi è sempre sorto. Mi verrebbe da continuare, però mi verrebbe proprio automatico, ma siamo in televisione. Alla fine la cosa della Terra di Piero le ha sempre, quindi quando ho annunciato una cosa poi le cose si sono avverate e si avvererà anche questa cosa, che sarà un'altra ennesima oasi di civiltà che la Terra di Piero donerà. Andiamo ai saluti. Basta questo monologo che sta facendo, che non serve a niente. Ma l'avevo detto la Terra di Piero. Della stessa l'avevo detto. Sì, l'hai già detto. Okay. Cacciate il balletto, sì. No, andiamo ai saluti. Allora, si è fatto gli ultimi 10 minuti ricordando il suo contributo, ricordando che sta scrivendo. Vabbè, ricordando mi meraviglio di te che ancora ti meravigli. La televisione ad uso personale. Io. Ad uso proprio personale. Ad uso privato di mezzo pubblico. Bravissimo. Tenna personam. Tenna capo tutta. Salute. Allora, grazie a tutti. No, facciamo salutare una alla volta. Maria. Grazie a tutti, ciao, ci vediamo il 1° aprile, mi raccomando, Teatro Arendano. Giancarlo Pagano. Vi aspettiamo il 19, sabato, all'Altart, insieme alla Terra di Piero e a Mimmo Palermo. Mi associo. Mi associo. Grazie davvero a tutti, grazie a tutti. Grazie agli ospiti, grazie alla regia, grazie ai tecnici e nessun grazie a Sergio Crocco. Un abbraccio a tutti.